sia dell'incredibile si è realizzato e devo dire grande, grande soddisfazione, grande emozione e tantissimi ringraziamenti soprattutto nei confronti della tifoseria che ci ha supportato anche dopo quando siamo andati sotto, sono stati vicinissimi, sono straordinari e meritavano questo premio. Che soddisfazione, una stagione che è iniziata così, perché il contraccolpo dopo l'eliminazione col Copenaghen si è sentito. Poi però questa squadra ha dimostrato una volta di più di avere carattere, determinazione, grinta, di essere un gruppo unito, perché solo così si può fare quello che questi ragazzi con il loro allenatore hanno fatto. È vero, un grande gruppo che si è molto bene amalgamato, soprattutto ha seguito il mister con una disciplina, con una convinzione, con un entusiasmo veramente straordinario. Abbiamo a che fare con dei ragazzi fantastici e l'insieme delle cose, anche dopo che siamo usciti dall'Europa League, si è sofferto. È stato un momento difficile, ne avevamo anche avuto risultati negativi in partenza col campionato, però ci è servito a crescere, perché questo fa parte dello sport, fa parte del lavoro. E solo queste competizioni, anche se esci, ti consentono poi di rimediarle. Fortunatamente siamo andati addirittura oltre rispetto a ogni previsione. Presidente, la storia la si sta riscrivendo, insomma nelle ultime tre stagioni si sono battuti tutti i record. Quest'anno, quando è arrivata quarta, l'Atalanta si è detto ma chissà se potrà migliorare, quest'anno terzo posto. 103 gol realizzati in stagione, record. La squadra che sta collezionando risultati su risultati. Una squadra, l'abbiamo detto, un bel gruppo. È il suo nono anno di presidenza. Si sarebbe mai aspettato un'escalation così? No, se la pensavi ti davano del matto, insomma. Quindi sono quei sogni che vedevi gli squadroni a fare questi risultati. E per noi comunque rimane sempre obiettivo quello per la permanenza della categoria. Poi quest'anno è stata una cosa fantastica, perché dopo l'eliminazione dell'Europa League abbiamo avuto un po' di problemi, eravamo quarti ultimi e qualcuno ci dava già anche i retrocessi, c'è stata una reazione fantastica e poi è esplosa, quindi stasera è stata un'altra gara testimone del fatto che andando ancora sotto abbiamo fatto 3 gol e come diceva giustamente lei, record dei record, non sappiamo più che record battere perché penso che più di così non si poteva fare.